Lucio Manzoni di Caserta, amico del WWF Italia, da qui l'iniziativa di questa mattina nell'Aula Magna sul tema WWF, le nuove sfide ambientali e le nuove professioni per gestirle. Ospite d'eccezione Gaetano Benedetto, presidente del Centro Studi WWF Italia ETS, ad accompagnarlo Lello Lauria, responsabile per la campagna del WWF. Ai nostri microfoni la preside Bairo, sottolinea l'importanza dell'iniziativa. Questo convegno è un momento particolarmente gratificante di un lungo percorso che il Liceo Manzoni ha intrapreso con il WWF Italia e che rappresenta un ulteriore momento di approfondimento in uno dei temi più dibattuti della contemporaneità, la biosostenibilità, l'equilibrio dell'ambiente, la salvaguardia della natura, tema che viene declinato oggi in maniera particolare anche attraverso il lancio delle nuove professioni. E naturalmente in un momento in cui il sistema Cultura Italia dibatte sui percorsi di PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro, le nuove linee guida sull'orientamento, beh, è chiaro che la possibilità di offrire ai ragazzi e alle ragazze uno squarcio, un panorama, una vision prospettica su quelle che sono le nuove professioni collegate alla difesa etica dell'ambiente, anche e soprattutto da un punto di vista professionale, beh, non poteva non incuriosirci, per cui abbiamo raccolto all'istante l'invito che ci è stato rivolto attraverso il presidente regionale Raffaele Lauria dal WWF Italia, e quindi ospitiamo questa mattina il presidente nazionale del Centro Studi, Gaetano Benedetto, che rappresenta la più alta autorità del sistema. Siamo da tempo collegati progettualmente al WWF, il Dipartimento delle Scienze diretto dal professore Giovanni Giaquinto, che oggi è l'interprete didattico e formativo di questo momento formativo, naturalmente incrocia la sua abituale azione con i temi della sostenibilità, che noi riteniamo debbano essere non solo conosciuti dal punto di vista teorico, ma apprezzati in una idea quotidiana di uno stile di vita sano e corretto, che deve diventare ordinaria quotidianità, non la straordinarietà di un momento formativo, ma un'idea di vita, un'idea di rispetto dell'ambiente, un'idea di etica dei comportamenti, di sobrietà dei valori e delle modalità percettive di vita. Credo che questo sia un monito interessante che la scuola possa e debba offrire ai ragazzi in questo momento in cui non sempre tutto ciò che viene fornito alle giovani generazioni è sano ed intelligente. Cerchiamo uno squarcio di vita intelligente, come prima di me qualcuno ha detto anche meglio, e lo offriamo ragazzi e alle ragazze. Questa mattina il WWF ci dà una grande mano.